ovviamente un monumento, e nasce Rocca Secca, capire Rocca Secca, non è comune Rocca Secca, e c'era una leggenda che parlava di un uomo buono, un eremita, che avesse predetto a, che predisse a Teodora di Caraccio, mamma di San Tommaso, che avrebbe partorito un figlio se fosse venuto a Napoli a studiare domenicano. Si pensava che fosse una leggenda. Invece Fernando Riccardi, il nostro storico di punta, che di fama nazionale e internazionale, è riuscito per puro caso negli archivi vaticani a Roma a trovare un documento dell'esistenza di questo eremita e ci ha fatto questo libro. Quindi questo si, per me si sposa molto bene con quello che voi fate e quindi grazie. Faccio leggendo con attenzione perché è molto molto particolare. Questo qua, questo, no, e poi facciamo, no, facciamo una persona prima dopo. Sì, sì. Okay, ah, siamo tutti prendi. Quindi Cristina dà i quattro pezzi. E allora ma no, erano quattro, no, no, ma sono di là, quindi li abbiamo il doppio. Allora facciamo. No, diciamo che consegniamo questo uno in maniera ufficiale e gli altri di là. Ma non lo fa, la famiglia che ci rappresenta. Vabbè, eccolo qua, questo lì. Ah, ci sono, quindi aspetta, si fa. La mappa si fa, no, aspetta. Quando le siete? Qua, passa. Silvano, dai i quattro premi. E io ho dato... Grazie. Allora, un pen, vai. Per i giochi anche quando c'è la scuola. Da parte di Spiga Bruna B una degustazione spasta. Ah, che è gastronomia e gastronomia, quando c'è una cibi differenza. Sì, a noi ci piace. La G è sempre per la Non è una cosa da poco, signori, la prima. Grazie. Signori, ma prima variabile.